Tu adesso conduci il programma Stasera c'è Cattelan, che è di chiara ispirazione americana, è un late show americano con l'host che sei tu. E una cosa che ti volevamo chiedere, che ci domandavamo con Stefano, chiaramente facendolo in Italia è diverso da come lo fanno in America per un'infinita serie di cose, ma nella traduzione nella traduzione del late show dall'americano all'italiano, secondo te che cosa si perde e però che cosa si guadagna? Cioè, in cosa è meglio quello che puoi fare tu e in cosa invece si perde qualcosa? Allora, le cose forse dove puoi fare qualcosa in più derivano dalla necessità di arrangiarti. E quindi quando ti arrangi, no, sai com'è che si chiama, la serendipità? Quando fai una cosa completamente a cazzo di cane e poi incredibilmente ne viene fuori qualcosa di buono. Quindi nell'arte di arrangiarsi ogni tanto ci può stare che peschi la trovata giusta. Ti devo dire, per esperienza, la maggior parte delle volte che facciamo delle cose, noi siamo partiti copiando molto, poi sì, con gli anni, con l'esperienza anche nostra, perché poi quando abbiamo iniziato era un gruppo di gente che non aveva mai fatto niente di simile, no? A tutti piaceva il genere, ma nessuno l'aveva mai fatto, perché in Italia era una cosa che erano tanti anni quantomeno che non si faceva. E quindi quando pensiamo alle cose da fare, cercando di essere sempre più indipendenti dallo stampo originale, ovviamente poi gli argomenti sono quelli e ti rendi quasi sempre conto che il modo migliore di fare quella cosa l'hanno già fatta loro. Hanno una potenza probabilmente di persone che ci lavorano, di disponibilità economiche, di attenzione nei confronti delle idee che loro producono, che sì, ti fa sempre dire sì, questa è una bella cosa, sarà una versione però un po' più piccola di quella che è stata fatta là. Quindi lì un po'... una fregatura, ci siamo messi in un business che già sì, fanno benissimo, siamo messi in un business già fanno benissimo, possiamo fare tanti. La pizza e saremmo stati forse i più bravi i numeri uno, sì, e invece abbiamo fatto il late night. Ma e ti sembra, perché poi tu sei anche stato da Jimmy Fallon, sì, che di tutti quelli che fanno il late night adesso, secondo me è quello che più di tutti l'ha mantenuto una cosa silly, direbbero loro, sì, cioè che scherza tanto, certo, è molto meno politicizzato quasi per niente e scherza tantissimo. Però ti sembra che ci sia una differenza anche negli ospiti? Cioè lì gli ospiti americani, al di là che sono tantissimi, hanno una scelta infinita di star, celebrities, atleti, attori, però gli americani come sempre stanno andando a fare il late show, vai a performare, mentre gli italiani che sono cattolici vengono e fanno guarda io sto adesso qua, mi devi chiedere delle già cose, ci stiamo vergognando, sì, quindi vediamo, sì, che sì, sì, dobbiamo fare. Allora, in figura. Realtà l'avvento di questa diavoleria dell'internet ha ovviamente fatto vedere più puntate a me che lo conduco, però anche agli ospiti. Adesso anche gli ospiti, quelli un po' più sgamati, hanno visto tante puntate, hanno visto quanto sono più fighi gli ospiti quando vanno là e si mettono in gioco, stanno al gioco, si prendono un po' per il culo, regalano una performance, come dicevi tu. E quindi iniziano a farlo. Favino è uno che lo fa, Luca Argentero è uno che lo fa, insomma gli attori tanto. A me piacciono sempre gli sportivi, perché sono quelli che sei sempre abituato a vedere nella stessa condizione, a ripetere le stesse cose, per cui è facile creare qualcosa di nuovo, no? Perché la risposta media di uno sportivo a qualunque domanda è: bene, siamo allenati bene, mister bene, abbiamo fatto quello che ci ha chiesto, così. Quindi appena dice una mezza cazzata sembra gigante, quindi è più facile divertirsi. Ma tu facendola adesso e facendola anche prima, diciamo in un'altra emittente, senza fare nomi, hai fatto un sacco di giochi, cioè prima facevi, sì, si può dire. Pensando, dicevo, dove stavo? A Sky? Sì, a Sky, sì, no, sì, sì, sì. Non diciamo, no, questa cosa che non sa nessuno. Hai fatto un sacco di giochi con gli ospiti. Adesso recentemente vedevo che hai riproposto la cosa di Hot Ones, delle cose piccanti, in un'intervista, sì, con Fedez. C'è mai stato un gioco che dici ok, questo è divertente, poi mentre lo stai facendo dici aspetta, io però questo sono a disagio vero, cioè sto male, cioè appunto tipo le cose del piccante, le cose di dove, allora, dove la cosa di Hot Ones, prima di parlare. La cosa di Hot Ones che abbiamo fatto con Fede, sì, cioè era questa situazione qua. Questo è benato, va bene, è divertente, più che altro perché poi Fede era anche già venuto, quindi è anche un modo per incastrare dentro una griglia, un po' così, un'intervista, no? Quindi appunto l'idea era di parlare di cose
mangiando queste cose piccanti, dichiarando che era esattamente quello che avevamo visto fare in Not Once. Allora, anche lì, guarda, questa è una grande metafora di quello che mi chiedevi tu prima, la differenza fra l'America e l'Italia, così. Secondo me quelle americane sono tutte piccanti. Sì. Noi di 5 salsine, con 3 ci potevi fare i gargarismi la mattina, quando, cioè era poca roba. Una era molto piccante, ma poi abbiamo scoperto che Hot Ones, questa non ce l'hanno, la patatina, non, voi sapete di che cosa stiamo parlando? Avete visto quello spezzone? La patatina più piccante del mondo, fatta con il Carolina Reaper, credo che si chiami, è primo o medaglia d'argento nella classifica dei peperoncini più piccanti del mondo. Ne abbiamo mangiato un pezzettino, non è piccantezza, è qualcosa di più, è misticismo. Entri in una dimensione sconosciuta. Vedi, io stavo per svenire, il coyote spaziale che ti parla, no, come è una Simpson. Roba, ragazzi, ma infatti poi nei giorni successivi incontravo gente per strada, facevo: ah, ho visto Fede, buona patatina piccante, io mangio piccante. Ho detto: guarda, fatelo perché fa ridere, non fatelo di nascosto a qualcuno, però, cioè, se volete fare una serata con gli amici, fa ridere, lo mangiate, state male, ok, non fatelo di nascosto a qualcuno perché l'ammazzate. Finita la puntata, Fedez era andato a casa, mi manda un vocale dicendomi: ho appena vomitato dal naso. Ma era una cosa, ragazzi, ci sono stati 2-3 minuti in cui se respiravo mi faceva male, quindi dovevo scegliere, cioè o trattengo il fiato il più possibile o se respiravo mi faceva male. E lì sì, ero a disagio, però era un disagio cercato, quindi ero soddisfatto, perché invece mentre mangiavo quelle che non piccavano, dicevo: ma porco Giuda, ma mai che siamo capaci di fare una roba fatta bene, bene, bene noi così. Invece lì ho detto: oh, questa sì che è una bella sberla nella faccia. Infatti quel format mi piace tantissimo, proprio secondo me proprio questa dinamica che all'inizio sia l'ospite sia nel tuo caso l'host, che era la prima volta che lo facevi in quel modo, diceva: ah, vabbè, dai, alla fine si può fare, e poi a un certo punto non si può più fare. E sì, effettivamente si vede proprio, le persone raggiungono un livello diverso, e rispondere alle domande mentre pensi di morire è un modo di fare le interviste. Che tra l'altro tu lo vedi spesso? Io spezzoni costantemente, oramai YouTube me li manda, io. Sei d'accordo con me che abbia una fruizione da parte del pubblico che lo guarda simile a quella dei film porno? Sì, sì, totalmente. Vai direttamente alla fine, no? Sì, cioè, sì, vai, clicchi subito su Da Bomb Beyond Insanity, che è l'unica, sì, che hanno tenuto. A 10 salse piccanti, parti dall'ottava. Le prime 2 o 3, sai che sono quelle schermaglie lì che non, sì, servono, sì, a nessuno. Parti dalla settima, così ti vedi quella prima, bravo, della tosta, bravo, fai ah, e poi. Sì, e poi. Sì, sì, bravissimo, è come, non ci ho mai pensato. È proprio come il porno. Sì. Dici: vabbè, sì, qua sì, vestiti, l'idraulico, ok. Sì. E poi dici: ecco qua. Esattamente così. Beh, trambicate finisce con gente che sputa. Sì, 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 sì. Sì, sì. Molto, molto di più in Hot Ones, c'è, cioè, gente che piange, sì, gente, sì, che sputa. Sì, sì. Chiedono il ghiaccio, persone umiliate, sì, sì, è un bellissimo format.